18 punti su 21 totali, marcia inarrestabile quella dei Bellarigia. Marina uscita sconfitta solo col Pietro Acuti questo 2020. A San Piero la musica non cambia, gli uomini diffusi passano, si fanno raggiungere ma poi raddoppiano e triplicano contro i padroni di casa che hanno fatto qualcosa in meno rispetto alle aspettative, ma che di fronte hanno trovato la squadra più in forma del torneo. In difesa, senza l'esperto Zanotti, stanno giocando due giovanissimi, entrambi classe 2001, Pruccoli e Alvisi. Ancora in evidenza le prove di Loi e Facondini. Con l'immagine a cura di Giacomo Alpini vediamo le azioni salienti del match. Dopo 60 secondi Facondini arriva alla conclusione, ma la palla è lontana dalla porta difesa da Zollo. Dall'altra parte più precisa la conclusione di Lanzi, che chiama Mignani alla risposta. A 14esimo la situazione si sblocca, Facondini stampa sul pallone la targhetta Madi Facondin e il gol è tutto suo, anche se di libero, seppur la traiettoria parangolata, il tiro non risulta irresistibile. Poco importa, il Bellarigia Marina passa. La replica della Sampierana arriva sempre per opera di Lanzi, che in girata chiama la presa Mignani. I Bellarigia Marina gioca in scioltezze, i ragazzi diffusi si divertono, lo scambio Bellavista Zanni porta a tiro quest'ultimo senza fortuna. Nell'unico metro concesso la Sampierana risponde presente, il gol di Canali è da Cineteca e merita in questo caso il replay con pallone indirizzato all'incrocio. Nulla può Mignani, 1-1 il parziale. La Sampierana in maglia rossa ci prende gusto, ma Petrini ci abbatta così, una buona chance. In chiusura di tempo prova a mettere paura anche Pippi alla porta difesa da Mignani. Dalla bandierina invece arriva l'ultima occasione con il colpo di testa di Lanzi terminato a lato. Squadra a riposo sull'1-1 sotto gli occhi del direttore di gara Gherardini della sezione di Faenza. Nella ripresa i ragazzi terribili diffusi si gettano all'arrembaggio senza timore. Dalla bandierina sfiorano la marcatura, colpo di testa a cercare Pruccoli con relativa sponda in favore di Alvisi, anticipato sul più bello, ma il gol è rimandato di una manciata di minuti. Salvi va a vuoto su questo traversone, nel girarsi vede gettarsi verso lo specchio della porta Facondini, la strattonata c'è, il replay ci aiuta a capire meglio questa situazione da gioco. Dagli 11 metri Zanni non perdona, riportando gli ospiti in vantaggio. Siamo sul 2-1 per il Bellaria Igea Marina. La replica sarebbe anche immediata per la Sampierana, ma Pippi fa tutto bene tranne la conclusione finale. Peccato per lui. Il Bellarigia Marina invece spietato, discesa sulla destra, incertezza in respinta ad opera di Zollo. Loi ben appostato ringrazia, scaraventando in rete il pallone dell'1-3. Ora la mission è completa. La Sampierana cerca di rientrare in partita, ma Savelli colpisce malamente la sfera in questo caso. Dall'altra parte il folletto Bellavista non incanta come sempre, la mira in su da rivedere, come del resto quella di Berni sotto porta. L'ultimo tentativo del match arriva dalla distanza, perviene per opera sempre di Bellavista, sfera lontana dal mirino, con Gherardini che a questo punto decreta la fine del match, con un Bellarigia Marina che continua ad incantare. Se non fosse che le altre davanti vincono, oggi parleremo sicuramente di playoff, ma se il binocolo serviva quando occorreva guardarsi dalla zona rossa di classifica, oggi serve ancora più per approfittare di qualche passo falso del nemico, continuando a vincere, perché vincere aiuta a vincere.